Buongiorno, io sono Odoi Stame ed in questa prima puntata di Conoscenza Cavallina andremo ad esplorare ed analizzare uno dei più fenomenali misteri del mondo a noi conosciuto, al paro della leggenda dello faccio per voi e del tuttora obsoleto senso di alcune challenge su YouTube, a voi oggi in esclusiva nazionale lo Zano, l'essere con il naso più lungo dell'Occidente. Siamo a Roma, luogo dove in occasioni più uniche che rare si palesa al di fuori della sua tana un ambiguo mammifero, volgarmente denominato come lo Zano. Esso è un esemplare dalle longilinee forme, unico esponente della propria specie, della quale in realtà non si conosce quasi nulla. Numerose leggende urbane sono legate a questo esemplare, che in alcune località della Bassa Italia è considerato come una divinità. In questo speciale avremo modo di conoscere persone che studiano lo Zano fin dalla sua prima apparizione e di chi invece ha avuto incontri ravvicinato con esso. Buongiorno, signor Mollu. Ci parli della sua esperienza diretta con lo Zano. Era sera e chiese una sigaretta ad un passante e quando si è girato il suo naso era così. Sì, così grosso. Lì per lì sentii un brivido lungo il corpo. Avevo già sentito parlare dello Zano e non volevo avere problemi con esso. Ci parli più approfonditamente del naso. Era così, spigoloso, quadrato, non regolare. Non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia. Lo Zano è conosciuto per la corrente di aria fresca che pare seguirlo ovunque egli si sposti e che viene percepita da coloro che incrociano la sua figura. Essenzialmente stavamo parlando con i miei amici di leggende metropolitane e ad un certo punto un mio amico ha parlato dello Zano ma gli ho detto: ma che cazzi è? Ciò che comunque mi ha spaventato è che la sera stessa, tornando a casa, sentivo qualcosa avere gli occhi su di me, come una presenza, cioè a una certa sentii freddo, e a Bari non fa mai freddo. Questo strambo bipede è però facilmente riconoscibile da una lunga appendice attaccata al volto, il naso. Come persona, lei, signor Fuzz, si è detto spaventato, ma come ricercatore, cosa si sente di dire a tal proposito? Lo Zano è stata la mia sfida più grande. Sono ricercatore ed esploratore di creature mitologiche sin dalla maggiore età, e da sempre ho trovato affascinante la storia dell'incredibile protuberanza che lo Zano presenta al posto del naso. 20 anni di studio, ma non sono mai riuscito ad arrivare ad una conclusione su quella che potrebbe essere l'esistenza dello Zano. Come si è concluso il suo percorso di studi? Ho smesso un paio di anni fa i miei studi. Ancora non riesco ad accettarlo. Vorrei non parlarne. Signor Yeoman, lei è un famoso critico giornalistico. Ha un'idea precisa su cosa lo Zano possa essere? Io penso essenzialmente due cose. Lo Zano non esiste. E se esiste, via dall'Italia con le ruspe. Proprio con le ruspe. Fuori, via! Lo Zano. Ve lo dico io, sono cazzate. Sono cose fatte apposta dallo Stato per tenere sotto controllo la gente. È marketing. Hanno pure iniziato a vendere le magliette, quegli stronzi. Ci vogliono fare solo soldi. È indecente sta cosa. Nella stagione afosa, lo Zano utilizza le sue narici grandangolari per aumentare la quantità di ossigeno destinata ai polmoni, peculiarità che invece non utilizza nella stagione delle piogge, che spende al riparo dalla vita sociale all'interno della sua tana. Lei ha voluto mantenere la sua identità segreta per motivi non del tutto chiari. Le chiedo per cortesia di condividere con noi il suo pensiero sullo Zano. Io non sono d'accordo. La gente specula su quella che è vittima di problemi oramai radicati nel nostro sistema. Lo Zano è un essere debole che si nasconde dietro al naso perché è impaurito dalla società. Chi siamo noi per giudicare? Perché sentirsi in dovere di aver paura di ciò che non conosciamo? Non lo sopporto. Ogni essere umano o inumano che sia merita rispetto, devozione. Tutto ciò è inaudibile. È ora di mostrare al mondo di cosa lo Zano è capace. È ora di mostrarsi al mondo.